Allora, sono stato un po' off stamattina, cioè stamattina in realtà nell'ultima ora in cui ho pranzato, per fare qualche zucca, ma non è proprio velocissima questa farm, diciamo così. Ce la faccio andare bene comunque, magari ne farò una più grande. Qua sta continuando a fare le bottiglie di miele, dovrei... Ah no, aspetta, si sta buggando perché sono più bottiglie. Più bottiglie, presto, tutte al Kdkskal! Ci serve vetro. Per iniziare a farmare un po' di Kdkskal, che effettivamente quando abbiamo fatto il nuovo non lo stiamo farmando tanto. Poi, qua... Qua, qua, ok. Guarda qua quanta roba che stiamo facendo, ragazzi. È la farm migliore del mondo, il Kdkskal. Non c'è niente da fare. Mele dorate l'abbiamo, yes. Prendiamo un po' di mele dorate. Mandiamo a zombificare qualcuno, ragazzi. Allora, chi si manda a zombificare? Questo lo mandiamo a zombificare. Anzi, andiamo con i preti. Ok, Don Archibald. Ah, Don Archibald pure a zombificare. Che 12 non va mica bene, come prezzo. Non va mica bene, Don Archibald. Vai, vai, Don Archibald, vai. Picchiato a sangue, Don Archibald. Molto bene. Ok, torna con una bellissima armatura argentata. Che cavaliere, Don Archibaldo. Avanti il prossimo, Don Kaleg, prego. Guardate che bello. Benissimo, prossimo. Provate a dire che non è la costruzione migliore del mondo. Donnaiolo, è ora di pagare per i tuoi crimini. Non spawno i golem così, no, perché non hanno letti. E dal momento che non ci sono dei letti, non è considerato villaggio, secondo gli standard di Minecraft. Lo so, funziona in un modo un po' particolare, ma è Minecraft, quindi, cioè, non ci stupisce. Ok, così andiamo un po' a risparmio con le pozioni. Ok, vediamo se le ho lanciate tutte bene. Ah, che bello, tutti insieme, bellissimo. Ok, ho sentito dei bei suoni. Voilà, datemi gli smeraldi. Prendiamo un altro po' di vetro. Guardate che perfetto environment lavorativo che abbiamo. Giusto, dobbiamo riempire un attimo qua, facciamo così. Creiamo un flow omogeneo. Ecco qui, che omogeneità che abbiamo. Hashtag omogeneo e funzionale. Bene, così ricomincia a produrre questa, che sarà un attimo scassata. Allora, la farm di Ride, giusto, dobbiamo fare la farm di Ride. Allora, per la farm di Ride in realtà è abbastanza facile. Soltanto che non mi sono preparato prima, quindi dovremmo un attimo pensare e ragionarle insieme. Basta creare un villaggio. E su Minecraft, secondo il codice di gioco, un villaggio equivale a un singolo villager e un singolo letto. Villager più letto uguale villager. Dovrò creare un'area attorno dove far cadere tutti i pillager che vanno ad attaccare il villager, però cadranno in questo buco e voleranno giù in un corridoio. Ci serve uno strumento di lavoro per il villager, gli diremo questo praticissimo fletching table. Sono tornati gli amici di Boris. Ma c'è l'amico di Boris. O è Bo... No, c'è la balestra, non è Boris. Dove è uscito? Vabbè, rimarrà lì, basta. Ovviamente servirà anche il villager, ma chi l'avrebbe mai detto? Certo, ci sarà anche il villager del quale necessiteremo la presenza. Allora, andiamo nel Nether. Qua intanto, benissimo che ho fatto sto portale, mi salverà la vita un sacco di volte per i villager che devono andarci dentro. Dobbiamo trovare l'outpost che non mi ricordo dov'è. Che sono tutti sti portali, ragazzi, ma chi se lo ricorda? Boh, entriamo, vediamo che succede. Ah, ok, queste erano quelle delle capre. Ok, dovrebbe essere di qua, in teoria il portale. Ok, eccolo. Questo è quello dell'outpost, mi sa. Avamposto, sì. Tanto che non è proprio questa, mi sa. Ah, madonna. Oh no, sta... Va de retro. Che volete? Ma che sono tutti sti tizi qua? Non mi faccio domande. E qua c'era anche... Ah, lì c'è il presidente là dietro. C'è il villaggio del presidente qua da qualche parte. Dov'è? Eccoli, guarda tutti i bodyguard. Presidente! Eccolo il presidente. L'unico superstite del villaggio. Guarda qua i bodyguard. Presidente, presidente. Vedi, non mi fanno passare. Dico, oh, bro, allontani dal presidente. Si allontani dal presidente. Dobbiamo uscire dall'area dove fare la farm. Deve essere un posto abbastanza in pianura, quindi direi che qua è perfetto. Ad almeno 150 blocchi dall'avamposto. Ora, io non so, l'avamposto intende proprio questa struttura, quindi in dubbio faremo 200 blocchi. Vai, qua è perfetto. Siamo vicini, ma non troppo. Oh no, ci sono sti cosi qua. Che volete da me? Devi farla sull'acqua, ma in realtà non è obbligatorio farla. Posso farla sull'acqua. Forse però è più comodo, effettivamente. Ci avete ragione. Effettivamente sì, allora a sto punto lo faccio dal portale. Tipo qua. Però così potrebbero spawnare lì, non credo. È troppo lontano, vero? Io avevo visto, per come l'ho vista io. Poi sicuramente non è così. Uno mi dice, Eric, non si fa così. Adesso provo, poi magari non funziona. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Non si fa così. Hai ragione. Probabilmente hai ragione. Oddio, però potrei farla più in alto effettivamente, così non dovrei fare tutta sta roba qua. Il raid può partire anche in cielo, vero? Senza problema. Adesso saliamo di un po' di blocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10. Qui sì, siamo a 20 d'altezza, da qui loro dovranno cadere. Allora, questo dovrebbe essere un 10x10. E qua si fa il buco, quindi l'idea è: facciamo delle piattaforme più grandi, loro spawnano, entrano e cascano. Qua ci sarà l'acqua che li spingerà in questo 4x4 e voleranno giù. E però non ho preso abbastanza materiali perché ero convinto di farlo sulla terraferma. Le botole così, in modo tale da farli cadere. Feric, ma mio cugino non le fa così. Sono un esperto di Minecraft, perché io una volta ho copiato il mio youtuber preferito che l'ha fatto in un modo e si fa solo in quel modo lì, capito? Non esistono altri modi per fare le cose. Un'idea sarebbe fare un bel portale qua, ora che ci penso. No, userò quello. Poi però, mica, come ce lo porto il villager qua? Oddio, è una cazzata. Ce lo porto con il sistema del pistone. Allora, adesso devo farmi un attimo dei conti. Devo farmi un attimo Carlo con... No, si suona un po' male. Qui ci saranno uno, ci saranno fence gate. Due fence gate, tre, siamo già... Questo è il livello sopra là, quindi uno, due, tre, cinque, sei. Ecco. Qua ci facciamo stare il villager. Perfetto, qua ci sta il nostro amico villager. Ovviamente tapperemo. Letto e banco da lavoro. Ecco fatto. Questa è la casa del villager. Pensate che onore sarà vivere qui per tutta la vita. Con questa bellissima brezza marina. E gente che ti vuole uccidere ogni 3 secondi. Loft con vista mare per il villager. Avete visto? Cioè, dai, chi non vorrebbe vivere in quel bellissimo posto, ragazzi? C'ho qualche rotaia in più, ragazzi, per sicurezza. Vai con le rotaie. Ok. Si possono duplicare tutte. Ci ho fatto anche, ovviamente, il tutorial di questa cosa. Tutte le rotaie si possono duplicare. Beh, abbiamo fatto un po' di rotaie, ragazzi. Andiamo nel Nether a costruire tutta la rotaia. Cheater che duplichi rotaie. Assolutamente sì. Allora, noi usciamo da qui e dobbiamo andare di là. Forse è giunto il momento di Super Matteo, ragazzi. Ecco qua. Divertiamoci, amici. Aspetta, pausa, un attimo ragazzi, ho pensato ad una roba. Ma visto che col duplicatore non ha molto più senso fare tutte le power drill, che sto facendo? Faccio tutte le power drill a sto... Cioè, effettivamente, che cazzo mi fa fare di mettermi lì a contare? Cioè, prendo, caccio le power drill e buonanotte. Chissà se Super Matteo ci regala un'altra hit prima o poi, è vero. Bella domanda questa, ragazzi. Io vorrei tanto, è sparito purtroppo, ha finito la sua carriera da cantante. Cammino per pensare. Una cosa che non so. Adesso ve la dico. Ormai sono uno youtuber. Alziamo sta bomba. È il re dei super matteini. Super Matteo 2034. Ok, preciso, visto? Raga, in teoria ci siamo. Proviamo. Oh, adesso ci muore il villager. E... via! Vegliamo su di lui, come un vero angelo custode. Visselo. Ok. Vado a cercare di farcelo andare sopra. Tronzo, vieni qua. Ok. Intanto dobbiamo portare il villager là. Si utilizza la grande tecnica del creak. Tecnica del creak, vai! Ok. Manovra pericolosa, ma ce l'abbiamo fatta. Avete visto? A chi ve le insegna queste cose? Pratico e alla portata di tutti, soprattutto. Guardate che meraviglia. È che siamo più che abbondanti adesso. Ok. Fino a prova contraria, lui dovrebbe andare a letto adesso. Perfetto, abbiamo il nostro villager. È proprio lì il nostro villager. Dove deve essere? Sigillato a vita. Il nome, giusto? Benvenuto tra noi, Don Mimmo. Lavorerai qua per tutta la tua vita. Cosa fai tutto il giorno? Ma gioco a Minecraft, per esempio, che è un dignitosissimo modo per passare il tempo. Mi scaccolo a volte, scippo le vecchie, piscio fuori dal balcone. Più o meno queste cose qua, dai. Bene, allora qua dovranno cascare i tizi e morire e darmi il loro prezioso drop. Potrò metterci le dripstone, potrò metterci il falò. Forse il falò è meglio perché, come ho detto, posso accendere e spegnere. Qua ci mettiamo i campfire. Loro cascano, bruciano. Adesso ci serve lava e acqua. E anche questa legna qua. Ora qua mettiamo un attimo dei blocchi temporanei. 1, 2, 3, 4. Altri blocchi temporanei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a cosa serve tutto ciò? Non devono bruciare i tizi, devono bruciare solo i mucconi. I tizi sono alti 2, no? Di conseguenza non bruciano dalla lava. A questo punto acqua e acqua. E la mettiamo negli angoli. Quindi ora loro arrivano, cascano, muoiono. I mucconi bruciano. Bene ragazzi, adesso dobbiamo semplicemente ampliare un pochino. Non so quanto far grande la piattaforma. Di conseguenza proverò a fare una roba del genere. L'importante sia entro 128 blocchi. Questo dovrebbe essere una ventina. Basterà per farne spawnare un po'. Boh, proviamo. O al massimo, ragazzi,
ragazzi, si fallisce, sti cazzi. L'importante è capire. Sbagliando si impara. Oltretutto spawnano anche con la luce, anzi, quindi un po' di luce qua ce la mettiamo assolutamente per evitare problemi. Loro arrivano e cascano. Qua è tutto corretto. Sul villager posso spawnare. No, che non possono spawnare sul villager, è vetro. Il vetro non permette lo spawn. Ora però devo trovare i gentili signori con il banner. Eccolo lì. Due addirittura. Tre. Quattro, cinque. Aspetta che... Siete pronti? Scopriremo se funziona. Ok, si prova ragazzi. Vediamo quanto andrà male. Ah, attenzione. Ok, ok. Aspettiamo a cantare vittoria che i mocconi magari possono rovinare tutto. Benissimo. Oh, aspettate ragazzi, perché qui c'erano soltanto quelli con la balestra. Ma adesso sarebbe vedere con gli altri cosa succede. Ok. Ah! Ah, serve il parapetto ragazzi. Però funziona. Ancora. Oh, il mio primo tridente droppato. Calma, oh, ci sono i bucconi. Ok, è esattamente come deve essere. Perfetto, vada Dio. È successo? È finito. Ma com'è possibile? È un red di livello 3. Facciamo un parapetto intanto. Almeno un colpo lo devi dare, dici? Per adesso funziona, ma non sono arrivati gli evoker. Magari che rovinano tutto, non lo so. Quindi è presto per dire. Dobbiamo finire di sperimentare. Ok, parte. Guarda come dice. Aiuto, aiuto! Aiuto, sta partendo il raid! No, no, no! Però su tutti i quattro lati. Ma tanto se spawnano soltanto da un lato, a me che differenza mi fa? Tu non sei invitato nella farm, mi dispiace. Sparisci. Ecco qua, stronzi. Ah, oh, ah, oh, ah! Oh. Ma si è interrotta di nuovo. Raga, cosa sto sbagliando? Provo a stare con il villager. Facciamo un test perché so, loro non devono vedermi. Però, cioè, la farm mi sembra che funzioni. Forse perché il villager... Ma il villager non dorme, è tutto lì agitato. Ma? Stavo andando pianissimo! Sto gioco è merda, oh. Avevo superato il limite di velocità. Sì, ma Marescià, sono bassi sti limiti di velocità qua. Proviamo a stare nel tinted glass, così che riusciamo a vedere tutto, ma loro non vedono noi. Io direi ci mettiamo qua. Come faccio a mandare via sto tizio? Non ti voglio, sto facendo altro. Vai via, devo guardare in là, non metterti davanti. Ok, io in teoria così riesco a vedere tutto, capito? Allora, in teoria adesso dovrebbe funzionare. Avete detto, sono troppo lontano dal villager, quindi se metto lì, sono abbastanza vicino. Ok, così noi vediamo tutto. Benissimo, tutti giù, stanno bruciando. Ok, la seconda ondata è partita. Ok, altra ondata easy questa. Oh, scendi, stronzo. Ok, sta partendo un altro. La lei li attira, dici? E lui la chiave. Tutti giù, lui prende fuoco. Sdong. Ok, nuovo raid. Vediamo se funge. Niente, non so cosa dire. No, ragazzi, il letto ci vuole, fidatevi. Posso provare a toglierglielo, però secondo me ci vuole. Vabbè, togliamo il letto. Facciamo tentativi a sto punto. Oh, stronzo, tu non dormi più. Vediamo se ora che non ha letto, grazie all'insonnia, riusciremo a finire il raid, ragazzi. Cosa sta succedendo? Loro sono attratti dai letti. Toh, guarda, facciamo così. Un bel lettone. Oh, le. Minchia, col letto qua volano tutti addosso al letto. Guardate. Ci ha messo molto meno tempo a lanciarsi così. Conviene tenerlo qua. Momento della verità. Arriveremo alla quarta ondata, signori. Quarta ondata. Oh, sembra andare meglio con il letto in questa posizione. Stanno lanciando le pozioni. Il problema sulle... devo usare i campfire quelli che uccidono le streghe, però. Devo andarle a uccidere io. Sì, infatti non stanno più prendendo danno. Oh, Red però sta continuando, calma. È partito pure questo. Sta andando bene con il letto lontano. Morite, stronzi! A morte! Raga, sta funzionando. Era veramente il letto. O è una coincidenza gigante? Ok, altre ondate. I San Gennari abbiamo, bene. Sono incastrato il buccone. Stronzo, muoviti! Oddio! Mi sa che il parapetto, ragazzi, deve essere fissato, come questa impressione. Allora, ce l'abbiamo fatta, ma non proprio come volevamo. Di livello 5, vogliamo provare? Vai, proviamolo di livello 5. Ok, bad omen di livello 5, ragazzi, vediamo un po' che succede. Noi ci mettiamo sotto. Eccolo qua, il boss del livello 5. Siete pronti col concerto, ragazzi? Un applauso, mamma che bel concerto. Che concerto, signori, incredibile. Come si chiama il concerto? Gli ottoni di Fieric. Che meraviglia. Senti qua che coro. Il coro. Sta funzionando benissimo, ragazzi, per qualche motivo, quindi. Mi pare strano che sia perché il villager dormiva, perché anche nei raid normali i villager possono dormire. È un mistero della scienza, in realtà, sta cosa. Abbiamo vinto, ragazzi. Mamma mia, quanti San Gennari. Sono soddisfatto. Magari non è la migliore, indubbiamente. Però funziona. E l'importante
importante che esca dalla nostra testa. Sono tutti capaci di copiare la farm di Ender Dragon, tanto la copiano, fai passo a passo, poi ci riesci, non è che non sei nulla di speciale. Invece quando le cose le fai dal cuore,